Non c'è pace per la laguna di Orbetello dopo i moscerini e i ragni che la invasero lo scorso anno. L'estate 2023 si caratterizza per la presenza dei granchi blu, una specie aliena che rischia di compromettere il delicatissimo equilibrio di questo peculiare ecosistema. Stiamo assistendo a un cataclisma, la laguna di Orbetello e tutta la costa sono invase da granchi blu, commenta Andrea Bartoli, vicepresidente e referente pesca di Confcooperative Fedagripesca Toscana, priva di predatori in natura che divora tutto quello che trova. È un danno all'ecosistema e all'economia della pesca di proporzioni incalcolabili. Chiediamo che venga disposto da subito lo stato d'emergenza. Pierluigi Piro, presidente della cooperativa dei pescatori di Orbetello, spiega che questa specie è stata importata dall'estero e pare che si stia adattando molto bene all'ambiente lagunare. Per questo chiede subito un tavolo di emergenza. I granchi blu sono una vera e propria calamità che nessuno si aspettava, di noi anche perché il fenomeno è ormai qualche anno che lungo le coste del Tirreno e del Mediterraneo si sta sviluppando. La laguna quest'anno veramente evidenzia uno stato che io definisco di calamità, perché il granchio blu va ad attaccare gli avanotti di orata, di spigola, di cefalo e di anguille e oltretutto rovina le strutture di pesca mangiando le reti, i contenitori delle anguille, i bertivelli. Quindi una vera e propria calamità che non sappiamo a questo punto come potrà essere debellata se non con un'attività seria, stabilita attorno a un tavolo di lavoro e soprattutto un tavolo di emergenza.